Roma mia, Bucarest. Siamo sulla macchina dello zio Nino. Zio Nino che ci sta facendo ire a ruse. A me mi piace, a me mi piace. Sono le 5:10, ancora siamo a Bucarest. Ma ricordiamoci che c'è il fuso orario. Ci dobbiamo fare ancora 270 km per Dobrić. Ma scusa, da Bucarest poi come ci arriviamo? Un posto straordinario. È carino questo. Lo Gianino Art and Ground, musica da panico paura. Gianino. Fare siciliano come parla? Dammi che gli dico allo Gianino che fa un saluto. Ma il bello è lo Gianino ha 3 ore che parla, che fa così. Saluta! Ciao! Ciao! Ciao Gianino! Sono io, mamma mia. Sto portando. La segnaletica era per giù. Giusti ragazzi. Il viaggio ci sta costando 25 euro. Sono niente, 80 km euro. Vai Gianino, svampala! Momento incredibile, no, me lo devo gustare tutto. Anche se il momento migliore sarà domani quando Giovanni mi fa questo seminario in inglese. Deve essere straordinario. Ci riusci rincoglionite tutti noi questa musica a palla. Fantastico. No, perché tu puoi essere con me a palla? Cosa ma che è bravo, ma è. Bulgaria! Con Albano! Straordinario ragazzi! Siamo in Bulgaria e ascoltiamo Albano! E Romina Power! E Romina Power! Ma di quando è sta canzone? Ma sarà anni 70! Oh, c'è tutta musica vintage c'ha la mia cosa. Comunque sarà anni 70! Bulgaria con Nitko! Nitko! Etico, vabbè, ufficio. Che è uno spericolato incredibile, proprio 120 km orari come niente, proprio delinquente. Palermo a Paragone, signori. Un delinquente questo di qua come guida, proprio una cosa incredibile. Con delle strade incredibili. Bulgaria. Non mi sa di che stare visto perché non lo so. Ancora non è arrivata, appena arrivo ti chiamo. Mamma mia, Bulgaria. Vabbè, ciao. Direzione Trapani. No, direzione Dobrić. Dobrić. Mamma mia, che strade assurde. Si spera che ce la facciamo, ma l'ha capito che ci stiamo andando a Dobrić. Sì, lui ci sta lasciando a Dobrić. Ah, perfetto. Qua c'è la palletta che dorme. La palletta è completamente andata. Caccia Tiziana. Che legge il vocabolario inglese. Non serve a niente. E sa tutto il vocabolario inglese. Qua andiamo a 120 in curve, niente, saltiamo, rimbalziamo. Ragazze, il panorama. Distese sperdute di campi che non finiscono con due alberi contati, qualche palo per la luce. Abbiamo i pecore. Congetto. Qua c'è una gioventù che voi non potete capire, questa gioventù delle strade bulgare. Comunque aveva dei nomi anche stranieri, forse magari ci sono altre persone. Quel foglio che aveva preso non era di altri nominativi, cioè. Sì. Bulgaria, terra proprio ancora, diciamo, immacolata. Giovani dal futuro assicurato, vecchi dal futuro assicurato. Dai, finalmente, che cazzo, vi chiamano caffè? Oh, fanno caffè?
cosa era il caffè, sai com'è? Inghiappano... Il caffè della Peppina non si beve la mattina. Gente è vestita bene. Ah beh, ti chiamano caffè. Festa degli eroi di guerra. Ferma, non parla. Ferma! Ferma. Non ripeto lo stesso, tu non ti fermi. Ma guarda là, là pure. Non so se sentite i corpi. Questi corvacci che in questa Dobrich, che ha un'atmosfera piuttosto macabra, angosciante e macabra. Questi corvi non sono proprio di grande conforto. Li sentite? Ma questi che mini pezzi li fa vedere? Gatto schiacciato. Ti corvacci, odori di gatti schiacciati, è proprio una cosa. Ma sta iniziando a piovere. Sì, mi sono arrivate delle cose. O almeno qualcuno mi ha sputato dal cielo. Oppure qualche corvo, diciamo, oppure qualche corvo mi ha sputato dal cielo. O che qualche corvo mi ha fatto un rigordino. Giovanni no. Come mai è così silenzioso? No, stavo parlando di... Ma l'hai visto che è successo? Questa è la piazza dall'atmosfera angosciante. Il grigiore non si può capire. Però una partita a pallone, cioè è un gioco che c'è sempre di quella bella piazza. Grigiore, tutto molto schematico, molto rigido, grigio, marrone. Cielo tremendo, occhiolo tremendo, Emanuela, ciao. I nostri amici napoletani, siamo diventati tutti napoletani all'improvviso, stranamente. Abbiamo il regno borbonico, si è ricomposto. Qua c'è il regno borbonico. Uccellacci. E qua c'è l'angoscia. Ciao, angoscia. Bye bye. Il risveglio. Giova. Giova, dagli il buongiorno alla Bulgaria. Dai il buongiorno a Dobrich. Vai, non fa scricchia tutto. Mi fanno prendere conoscenza. Dai, che cazzo. Guardate che a Dobrich, dal nostro albergo. Diciamo che lì c'è il viale più ricco di Dobrich, dove la cosa più cara costa 15 euro. Ci sono tutti i palazzi con una certa vena artistica, c'è un certo estro nelle costruzioni, come vedete c'è una piscina vuota, acqua si deve riempire perché non piove. Qua c'è una cupoletta di un casino, c'è la cosa artistica che c'è, c'è il casino. Avete pure caparra. Oh, non potevamo chiudere. Noi te giochiamo a nomi, di nome, cose e città. Questa è una cosa che è molto importante. Facciamo silenzio.
E dico, ora tocca a te. Che no? Ancora non è finito, cazzo. Peccato. Quante ne mancano? 15 napoletani. Quanto ne mancano ancora? Ci siamo noi. Ah, l'ultima pagina, vabbè. Solo un'ora di... Polacchi. Chi stai dicendo? Ci sono i napoletani, che polacchi. No, i napoletani, quelli della Polonia. I napolo... i napoloniani. I napoloniani. Ho un'ora e mezza che parlo, andavo da pochi. Tu non ridi che tocca a te troppo e ti stai cagando. Non ti preoccupare. Gianni Altavilla. And help young people from Napoli. From Naples. I am Naples. I am a people of Naples. Come si dice? For them, the first. Io sono una napoletana, come si dice? Lui ci ha adottati tutti. È un mito. Our organization is NAEC, Network of European Active Citizens. Ma c'è Basello. What is NEAC? NEAC is an international non-profit organization whose aims is to stimulate a broader consciousness in participation of people for the choice of sexual, racial and xenophobic rhetoric, and so on. This is the main aim of all of our organization, I think. Which of you is a member of the organization in the state? Of the organization about the same name. Io ho 25 anni e non parlo l'inglese e lui sì. Then we are member of Partnership for Sustainable Development of United Nations Organization. That means that we take part in a General Assembly in New York each year. 25 years. Of all worldwide organization NGO. Grandissimo, già finito. C'è stato 10 minuti contati. He was so eager for you to have for your coffee break and now it's time for it indeed. Ok, coffee break, questo l'ho capito subito, lo capisco sempre coffee break. We explore the way in which the EBS is a relevant experience for ILTS and which way it prepares them for the labor market and for unsuccessful career. Furthermore, we analyze the ILTS space and its importance as an tool to develop the awareness about the on-learning experience. Io sono un cantautore, meglio. Yeah.
Un saluto per questo viaggio, un commento per questo viaggio. Un commento, Giusy. Puoi sentire più stupido del normale. Paolo, un commento in questo viaggio. Vuoto. Ragazzi, un saluto. Un saluto. Saluta. Qui ci sono le Tizzetto. E un bacione a Costantino. Ciao. Lasciatemi cantare perché sono fiero. Pensionati, sono italiano. Un italiano. Un italiano vero. Il blu, dipinto di blu, felice il basare laggiù. Volavo, felice, in alto del sole ancora più blu. Mentre il mondo pian piano sparito, lontano laggiù. Ma quella ha messo la musica dolce, canto. Ma veramente, rimango il mio cammino. Varna. Ciao da Varna. Ragazza varnese. No, ragazza siciliana. Ragazza varniana. Varniana. Dillo che siamo al... Siamo di fronte al Mar Nero. Questo è il viale principale, diciamo il viale per i ricchi occidentali che si vengono a passare le vacanze, come a noi. Noi non siamo ricchi però. Però siamo occidentali e ricchi rispetto a loro. Ah, ok. Vi faccio vedere un po' di visuale. Questo è il viale. Ci sono, qua ci sono i locali. Qua c'è un varnese. Guarda che fresco questo, è carino. E lo spazzacamino? Spazzacamino. Io non so se si vede il mare, non si vede forse. Qua c'è un po' di cultura stile imperiale, stile romana napoleonica. Sì, dai, spara un'altra cretinata. Ah, stile romano napoleonico, non lo riconosci. Guarda, ci sono questi capitelli, non capitelli. Sono colonne, senza... Sono colonne greche di stile romano napoleonico. No, abbiamo attraversato un po' tutta la storia con queste, in tre termini. Che arte! Riccardo, fammi la foto. Che arte, Maronna, che arte! Riccardo, che arte povera! Volevo, fatta la foto. No, dobbiamo far vedere tutta la piazza. Oh, sì. Attraverso i tuoi occhiali. Vediamo la tua piazza, la piazza attraverso i tuoi occhiali. Aspetta, guarda gli occhiali. Mettili qua. Ecco come vede Emanuela la piazza. Ciao, è rossa. Questo è il Mar Nero. Si è arrivata una balena. Vero. Si è arrivata una balena, giusto? Eccolo, lo avete visto appena. Ok, la balena. Questo è il Mar Nero. La moto la metto lì.
Bella. Questo è Gianni. Gianni. Già va. Saluto i tuoi amici bulgari. Toca! Bravo, mi sei piaciuto. Oh, perciò. Dove siamo? Siamo ad Arruse. No. Ad Arruse. Ditelo in italiano, anzi allora, ditelo in siciliano. Il paesino si chiama Ruse. Le... Il paesino si chiama Ruse, no, si chiama Ruse, ma la gente che ci sta sono a Ruse. Ah, no, bravo. Giusto, sono gli Arrusi quelli che stanno. Le Arruse al femminile, gli Arrusi al maschile. Giusto? L'hai coniugato bene. Ma Riccardo perché si è messo la cintura se il tizio va a 20 km orari? Lui è un membro di questo... È un me, lui è un membro. Di questa cittadina. Lui è un membro. Lui è russo oppure... No, io sono... lui è un membro. Io sono una persona intelligente, non sono una testa un di minchia che cammina senza cintura. Tu sei un membro. Non è che siccome non mettete la cintura siete furbi. Siete teste di minchia. Sì, ma l'amico Fritz, va, ma l'amico Fritz c'ha gli occhiali Carrera. Bravo. Inga Carrera. Occhiali Italian, occhiali come si dice? Grazie. Glass. No, glass è Pedro. Glass. Oh, ma come parlate? Glass è Pedro. Vabbè, ci siamo capiti. Strada per Arruse. Tutti, siamo tutti ad Arruse. Pensa a me, parlava a te, scusa. Grazie Giovanni, Lebied, saluto. Ancora parola. Ciao. Giovanni è veramente troppo pietro. È diventato troppo pietro. Il viaggio l'ha reso troppo pietro. Ma poi si è fatto foto. C'è una foto dove... No, non c'è una foto dove non c'è lui. Io sono vedi che si diceva Glass. Internazionale. Sei una rusa internazionale. Ma se avresti lo sportellone? Ah, la centrale nucleare, guarda che bella! Aspetta, che c'è una cacata. Una bella centrale nucleare. Ragazzi, non sei poco. Siamo con la Lesizio. 3 ore, con la tosse. Guarda che siamo partiti, all'una. Ora. E voi lo sapete quanto di luna? Di luna. Di luna. No. Io faccio che luna per la portiera. Là c'è l'ingresso per la Romania. Il ponte. E poi ora ci fanno il controllo. Pinocchietta qua della maglia a righe. Che carino! Che classe, è un culo di fuori. È il culo di fuori. India, storia che c'è qua, un bel ponte. Ponte stupendo, ponte brutto, qua c'è delle delfini. Madonna, che posto è? Questo è il Mar Morto. La Grascia. Il Lago Morto. Qui ci sono i signor Pans, a 3 ore. Ma minchia pezzo di scaffè che ci sono. Quella vacca che fa ripresa. Piccio, qui dentro ci sono i pesci del signor Pans, quello con 3 occhi. Chi è il signor Pans? Ah? Chi è il signor Barnes? Barnes, quello del... Insegnò la pronuncia inglese, Barnes. Quello dei Simpson. Che è di color ricco. C'è a ponte di ferro. Proprio l'anti-arte. Ma questo è il Danubio? È il Danubio questo? Questo è il Danubio, ragazze. Ma perché cammina attraversata la tua pizza? Quindi preferisce la morte che le scappa. L'importante è saperlo. Esagerata, entriamo in questo ponte di ferro. Lui, Riccardo dice a me esagerata quando lui a 20 km ora ha la cintura messa. Cioè noi siamo... Zitta, non sono un coglione io. Sei un membro.
minchia, Romania. Ah, il punto è che separa la Romania dalla Bulgaria, allora. Che cazzo. Vai! Minchia, tipo che abbiamo migliorato le nostre condizioni di vita, la Londra ed Ercole. La nostra dogana, dove abbiamo passato un pezzo della nostra vita e della nostra storia. Ora sì che c'è il re, ora so di sì che c'è il restano perché ci riconoscono. Ah, il culo. Mancava la. Ma il pullman che non abbiamo preso. E siamo a Bucarest. Allo Sperone. Allo Sperone. Bucaresti. E che stai a casa? Bucarest. Inizio abbandono. Minchia, io si sapevo che ne stanno, ma ne stiamo in mezzo a loro. Che tu capi, da chi tu quant'è? Minchia trombone. Noi dovevamo prendere questo mezzo qua per arrivare praticamente a fare il culo. Ecco, questo è un tram. Tram schifoso. Eros Ramazzotti direttamente sì, dalla Bulgaria. Non siamo in Bulgaria. Scusa, potrei, Romania. Potevi fare la ripresa dopo quando finiva la canzone. Culo rumeno. Ma io sono pure italiano. Ah, non è italiano. Oh my god. Ciao nonna, ciao culo. Qua non esiste tipo fare passare persone sulla strada pedonale. Quello è passato come un fulmine. Ma perché non ci sono manco le strisce pedonali? Dove cavolo devono passare? Ah, ma senti che c'è pure la Ginevra. Però. Bex. Hotel Internazionale. Intercontinentale. Ah, intercontinentale. Ah, Berlusconi. Sì, Berlusconi. Alfa e Berlusconi. Berlusconi è lì, magari, se n'è andato. Cioè, questo. E cos'è intercontinentale? È intercontinentale, tutti quanti. Bucarest, tu però. Ah, minchia, ora la rete si diventerà. Forse mai avrebbe preso una fotografia sui paesi. Ovviamente. Tutto, ha preso tutte le parti negative di me. Ne ha fatte due. È quello su piazzale. Mia libertà questa, no? Tedesco, la legge, tutta, tutte le ambasciate, non so. Non si capisce. E infatti qua c'è di tutta la pista ciclabile, tutto sistemato. C'è quello che abbiamo avuto 5.000. Abbiamo avuto 5.000 che va a 180 nella corsia destra. C'è la signora quasi tutti i fiori. E c'è cosa? C'è una cosa la Lega. Ma di qualcosa c'è un po'. Sì, infatti. Ah, andavamo. Oggi che partiamo che c'è a me, sai come non siamo partiti da qua. Infatti ora io. Sì. Sicuro? Ma davanti all'aeroporto dobbiamo guardare com'era. Non è qua che dobbiamo venire, ragazzi. Poi andiamo all'aeroporto Ottomeni. Abbiamo sbagliato l'aeroporto.
Sosiri, Sosiri. Arrivo, arrivo, la prima parolina, Sosiri. Ma questo è, ma io non è che sono convinto. Cioè, sì, prendo. C'è scritto. C'è scritto Enrico Anda. Ci sono tutto bene. Però dico, se non è questo.